accogliamo 87 minori immigrati soli non accompagnati presso strutture attrezzate per l'occasione, tutte idonee. 40 di questi ragazzi andranno in una struttura di accoglienza presso la sanità, 10 in provincia di Benevento ad Arpaia, 18 minori verranno distribuiti in varie case famiglie della città e della provincia e infine 19 ragazzi verranno accolti all'Istituto Colosio. Ognuna di queste strutture è attrezzata con educatori e mediatori culturali, inizieranno un percorso di inserimento, sostegno psicologico, di integrazione scolastica e verranno via via collocati presso famiglie affidatarie e presso case famiglie. Il Comune di Napoli ha dato una tempestiva risposta, ha accolto tutti gli 87 minori che occorreva altrimenti distribuire in varie città. Abbiamo tempestivamente risposto pertanto all'invito che ci è stato rivolto dal Ministero del Welfare e in 24 ore abbiamo provveduto ad organizzare una risposta all'altezza dei problemi. Sì, siamo qui al porto di Napoli a raccogliere una nave con ragazzi centroafricani e nordafricani. Abbiamo organizzato in 24 ore l'accoglienza nelle case famiglie, sono 90 ragazzi, l'età media intorno ai 15 anni. Napoli si mostra città solidale, città dell'inclusione, città aperta, città pronta ad accogliere, capitale del Mediterraneo. Siamo vicini a questi ragazzi, alle loro famiglie e faremo tutto quello che è possibile per garantire loro un'assistenza adeguata e dignitosa.